Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo del tema maturazione e come si matura una vasca al fine di ospitare dei pesci. La prima cosa che non si deve fare chiaramente è quella di inserire fin dal primo giorno della fauna nella nostra vasca. Perché? Perché comunque l'acqua che inseriamo nella vasca, come del resto tutto quanto l'ecosistema che creiamo, ha bisogno di tempo per appunto per essere pronto per accogliere dei pesci o comunque dei molluschi o dei gasteropodi. Quindi che cosa si fa? Allora, per avviare la vasca in questione, la prima cosa che ho fatto appunto è creare l'allestimento, ossia ho provveduto sin da subito a mettere un fondo. Come vedete qui ho messo questo fondo della JBL e il Sansibar nero, per poi cospargerlo con queste pietre che danno diciamo uno stile bianco su nero che secondo me è molto bello. Poi chiaramente si possono mettere dei sassi come ho fatto io, dei legni e soprattutto delle piante che nel corso del tempo ci aiutano a smaltire gli NO2 e soprattutto gli NO3. Comunque di solito quando si avvia una vasca si aspettano circa 3 settimane o un mese, anche meglio, perché appunto nel corso di questo tempo si formano i cosiddetti batteri denitrificatori che ci trasformano le sostanze organiche, come per esempio delle spore che marciscono, oppure anche le feci dei nostri pesci, in NO2. Poi successivamente altri tipi di batteri ci trasformano questi NO2 in NO3, che sono i nitrati, appunto, che sono diciamo meno pericolosi per i pesci, ma che comunque in alte concentrazioni sono pur sempre dannosi. E quindi per l'appunto c'è bisogno di un periodo di tempo affinché questi due tipi di batteri possano svilupparsi nella vasca. E allora c'è chi dopo una settimana, 10 giorni più o meno, mette anche
i cosiddetti batteri, i cosiddetti attivatori batterici, che comunque anch'essi danno una mano al fine far maturare la vasca. Più che altro, diciamo che questo limita i tempi di maturazione, sicuramente. Però io sinceramente non li uso, perché comunque in questa vasca ho messo dell'acqua proveniente dalla vasca da 100 litri che ho già in funzione da diverso tempo. C'è gente che aspetta per la maturazione anche molto di più di un mese. Allora, per il marino sicuramente è un discorso diverso. Su questo non ci piove, ma io più che altro tratto delle vasche di acqua dolce, quindi non parlerò dell'acquario marino. Però io sinceramente dopo il mese di maturazione tendo subito ad inserire dei pesci, perché comunque anche i pesci fanno parte di tutto quello che è l'ecosistema. Cioè, se noi lasciamo questa vasca così per 6 mesi, sicuramente ne risentono le piante, perché non hanno sostanze, appunto, provenienti dalle feci dei pesci di cui cibarsi. E quindi poi da lì vengono le alghe, vengono tanti altri tipi di problemi, a meno che noi non si voglia fare un cosiddetto plantacquario in cui facciamo solo piante e poi periodicamente inseriamo del nitrato e del fosfato. Però diciamo che in genere uno che fa una vasca la fa per metterci dei pesci, quindi se questo è lo scopo, direi di mettere i pesci il prima possibile. Più che altro il prima possibile, quando la vasca è pronta per ospitarli. Quindi appunto dopo circa un mese si fanno dei test e appunto se gli NO2 sono a zero e gli NO3 sono ad un livello nell'ordine dei 10-15, la vasca è pronta per ospitare dei pesci. E quindi niente, da questo video è tutto, e se vi è piaciuto il video mettete un like e soprattutto iscrivetevi al mio canale,
e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!